Riuscito lo sciopero generale di venerdì 9 novembre indetto dal sindacalismo di base e dai movimenti di lotta. All'imponente manifestazione regionale di Napoli presente anche il PCML con una propria delegazione guidata dal segretario generale Domenico Savio. Si è svolto venerdì 9 novembre 2007 lo sciopero generale indetto dalle sigle del sindacalismo di base e dai movimenti di lotta contro il governo Prodi e contro gli accordi del 23 luglio. Tantissime sono state le manifestazioni di carattere regionale promosse in tutta Italia, migliaia di lavoratori scandendo durissimi slogan contro il governo Prodi e la falsa sinistra italiana al potere hanno rumorosamente manifestato attraversando le strade centrali di Napoli. Al corteo era presente anche una delegazione del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista guidata dal segretario generale Domenico Savio, che ha sottolineato l'importanza della presenza di classe del PCML che si batte da sempre per il miglioramento da subito delle condizioni di vita dei lavoratori, ma soprattutto per realizzare quanto prima in Italia la rivoluzione socialista che libererà definitivamente il mondo del lavoro dal criminale sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Distribuiti dai dirigenti del PCML migliaia di volantini dal titolo «Lotta di classe contro i governi della borghesia, contro l'infame sistema capitalistico e per la costruzione della società socialista. La rivoluzione socialista è attuale e possibile. Tutto il potere a chi lavora, tutto il potere ai consigli dei lavoratori».